Mi faccio un toast. Sì, hai tempo, ce l'ho. Un bel tostino. Iniziamo questo mio periodo dei toast perché, come sapete, come vi ho detto, io vado a periodi. Uno va bene. Così uno spuntino. Non so neanche, non penso di avere frutta. Oggi mi sa, magari devo andare a prendere. Toast, perfetto, penso che ci siamo, mettiamo già via tutto questo, tutta la roba. Oggi è mercoledì, ragazzi, si ritorna in ufficio. In ufficio. Non ho dormito benissimo per via del freddo e sono stato male. Mi sono svegliato più volte, non lo so. Che a volte vi dico è positivo perché cos'è che fai? Tu ti svegli, stai a letto e ti senti di riposare, nel senso. È meglio, infatti, quando non so, un impegno così, preferisco svegliarmi molto prima perché così ho tempo di stare a letto, tra virgolette, a cazzeggiare e mi sento riposato. E rispetto che svegliarmi di colpo, poi dover scappare, il corpo si deve abituare, insomma, non è il massimo. Però, ugualmente, cosa succede? Che andiamo a cenere e anche una bella energia, tisana, energia oggi. Ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo. E aspetta, il tè questo infuso, no, voglio un tè. Quanta roba, c'è anche un secondo piano dietro, nascosto. Ok, il toast è pronto, ho appena sentito. Io di solito quando è così, quando si prepara una volta, io poi lo giro del tutto e lo rimetto dentro perché così si riesce a cuocere un pochino di più, però non va a creare i filamenti di formaggio che si sciolgono e poi mi intasano completamente tutta la macchinetta, quindi girandolo in teoria vai a evitare questa situazione. Perché il formaggio che è colato in un lato, poi girandolo torna su e cola di nuovo e quindi dovrebbe andare nel centro. Si spera? Queste sono proprio colazioni da inverno. Tè caldo, toast e succhetto non c'entra niente, di la verità, però ce l'ho. Ragazzi, io vi giuro, io mi ero promesso che non mi sarei messo il dolce vita fino tipo a ottobre-novembre, siamo a metà settembre, ragazzi, metà settembre e c'è già così freddo, ci sono 15 gradi adesso, 15, 15, cioè che... Ah! Devo mettere il piumino oggi, mannaggia me. E niente, insomma, quindi un'ottima giornata, adesso andiamo al lavoro, che c'è da lavorare, anche perché uno dei flussi del programma che utilizzo di ETL, tecnicismi ragazzi, vabbè, per trasformazione dati e gestione del dato per l'azienda. E stanotte è partito un pochino più tardi del solito per qualche ragione, quindi devo leggermi i log, capire come mai, cosa bolle in pentola e perché c'è stata questa problematica e risolvere chiaramente la situazione. Sono partito un minuto più tardi del solito, quindi speriamo di riuscire a fare tutto nei tempi previsti. Ah, mi sono anche accordato con l'azienda per quanto riguarda il problema del video che non è andato, essenzialmente. Cioè, o meglio è andato, ma ne serve un altro. E a posto, quindi in questi giorni provo a cavarmela. Ieri sono riuscito un pochino ad andare avanti in mezz'oretta, sono riuscito a tirare su qualcosina, ma chiaramente ne manca ancora prima di essere sereni, prima di avere tutto sotto controllo. Dovrei mettere tipo un supporto e appoggiare questa qua, così non ci penso e così sarei comodo. Vabbè, ci penserò. Avrei anche questo supporto ora che ci penso, perché se metto una ventosa, vabbè, qualcosa si farà, ragazzi, qualcosa si potrà fare. Sicuramente dico questo, mi cade il telefono, spacco tutto, mannaggia me.
Ah, in tutto questo stavo pensando di comprarmi un Apple Watch. Però no, non lo so, mi piaceva l'idea di avere un qualcosa che tracciasse i miei movimenti, fosse già collegato al telefono e quant'altro, e che mi motivasse più che altro dal punto di vista di esercizi giornalieri, quotidiani. E l'Apple Watch è l'ideale. Adesso è appena uscito il 10, vuol dire che il 9 è sceso di prezzo, vuol dire che potrei pensare di comprarmi l'8 e quindi comprerò il 7. Poi, visto che c'è anche tipo l'Apple Watch SE, l'SE, insomma, quello piccolino, quello un pochino più docile. Però vediamo, ragazzi, perché attualmente veramente ci sono già tante spese in programma e andare a spendere quei 500-600 extra sarebbero abbastanza pesanti e potrei decisamente evitare di farlo. Vediamo, ragazzi, magari aspetto il Black Friday tra un mesetto, un paio di mesi, e magari ce la caviamo con quello. Non lo so, magari si può fare così. Ah, anche perché io tra un po' dovrò fare, ora che ci penso, la revisione alla macchina. Vabbè, quella ce l'ho a febbraio, però devo fare il bollo, devo cambiarmi le gomme, ci sono un bel po' di cose da fare a questa macchina, un po' di lavoretti da fare, e quello mi verrà a costare, secondo me, un millino, sommando tutto. Cioè, mi devo tenere 1000 euro da parte per sistemare la macchina, che ha le gomme, i freni, e cambiare l'olio, i filtri, un po' di tutto. Se sommiamo ci sarà un po' di tutto, e mi sto dimenticando che sto provando a comprare la casa. Purtroppo anche lì ci sono dei casini con le carte, ma il direttore bancario, capire se le carte sono tutte in regola, perché adesso è venuto fuori che manca l'ape della casa, che essenzialmente è un documento che attesta la classe energetica ed è prevalentemente generato dai dati tecnici della caldaia. E a vederla lì era già tanto che scaldava, cioè era una roba vecchia. Poi, oltre a quello, mancano dei documenti su l'attestato della famiglia del venditore, perché c'è l'atto di successione, però manca il documento che attesta, ok, quello è padre, quello è figlio, quella è la sorella e quant'altro, e questo è necessario. Altri documenti sull'atto di successione mancano. E poi, oltre a questo, manca il perito, deve andare a vedere la casa, ma purtroppo ora c'è un'inquilina dentro e tornerà a fine mese, quindi fino a fine mese non potrà entrare, e questo mi fa uno incazzare a me, perché i ragazzi sapevano che doveva succedere il perito, bastava che si mettevano d'accordo con l'inquilina, magari lasciava le chiavi al proprietario, quello dell'agenzia, entravano. No, lo scoprono all'ultimo, non mi aveva detto. Ma come non mi aveva detto? L'ho scoperto io guardando 2 secondi su Google. Tu devi comprarla, tu devi vendere la casa, non le sai ste robe? E soprattutto, magari tu non le sai, quello dell'agenzia non ti ha detto niente, cioè lui non sa. Vabbè, e quindi ci tocca aspettare un pochino una risposta da quello dell'agenzia e aspettare soprattutto che torni questa persona, affinché poi si possa mandare il perito che controlli il valore catastale della casa e quant'altro, e poi la banca ti dica ok, ti diamo il mutuo. Mannaggia. Oh, signori, giornata di lavoro finita. Sereno, tranquillo, ho risolto le mie cose, fantastico. Adesso stiamo andando con i colleghi a fare un piccolo aperitivo per salutare un ex collega che io non riuscirò a vedere perché posso stare qua solo una mezz'oretta, purtroppo, perché poi devo scappare a casa e l'ex collega arriverà dopo, quindi io vado lì per fare presenza con i pochi che arrivano subito dopo lavoro, ma nulla di troppo impegnativo. Niente, poi ho sentito la banca, le mie carte dovrebbero essere a posto, mancano le carte della controparte, come vi dicevo stamattina, però mi hanno dato la conferma che almeno per quanto riguarda la mia casistica non dovrei avere problemi per quanto riguarda insomma mutuo, reddito, altre spese e quant'altro, dovrei essere a posto. E quindi almeno questo, ragazzi, è risolto. Stasera, a proposito di risolto, mi mangio un risotto e mi faccio un aperitivo dopo, per le 7, e quindi tutto a posto, ragazzi, quindi tutto a posto. Non so se riusciamo ad andare, perché tutte le auto qua nessuno mi fa passare. Oh, tornato a casa, ragazzi, sistemato,
Sono 10:30, sono indeciso se farmi tipo ora una camomilla e poi andare a letto così per andare a recuperare tutte le ore di sonno arretrate, non so, i discorsi, oppure no. No, ragazzi, stasera non ce la faccio, io vado a letto adesso. Purtroppo questo video a volte non c'ho molto da dire, non ho novità. Questa è la vita, questo è lo stile che mi sono scelto, ragazzi, di questi video. Perché lo faccio tutti i giorni, perché comunque per me è un modo per ricordare quello che ho fatto durante la giornata, alcuni giorni di più, alcuni giorni di meno. E questo è uno di quelli un po' di meno, vabbè, sì, lavoro e quant'altro, ma nulla di più. Vi ricordo che mi fa piacere se mettete like, se mi supportate in questo mio viaggio. Magari dovrei iniziare a dirlo anche all'inizio video, perché la maggior parte di voi non arriva mai alla fine, come media, quindi mi conviene forse dirlo all'inizio di mettere like. Fatto sta, ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo per il prossimo video domani alle 11. Ricordatelo, numerosi, mi raccomando. Grazie, supporto di tutto.